Numero 5. Il design del primo stadio fornisce una fornitura costante di aria indipendentemente dalla profondità, dal tasso di respirazione o dalla pressione del serbatoio. Il corpo in ottone presenta un'eccellente tenuta delle parti interne per tenere fuori l'acqua. Inoltre, è dotato di due uscite ad alta pressione che aumentano le opzioni di orientamento dei suoi tubi. Include anche una manopola per controllare lo sforzo di inalazione, un grande pulsante di spurgo che può essere azionato con guanti spessi, e un comodo boccaglio compatto per migliorare il flusso d'aria. Data la sua leggerezza e le sue dimensioni compatte, è ideale per i giovani utenti. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione. Numero 4. Realizzato in tecnopolimeri leggeri, questo superbo erogatore subacqueo riduce la fatica della mascella, in gran parte grazie al suo secondo stadio leggero come una piuma del peso di circa 140 grammi e con soli 5 cm di diametro. Il Cressy MCPD In ha un rivestimento interno autolubrificante, un pulsante di spurgo sovradimensionato che è dall'80 al 400% più grande di altri regolatori, e un semplice metodo di montaggio del secondo stadio a baionetta. Ha un peso totale di 1,2 kg e offre le massime prestazioni in spazi ristretti. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Numero 3. Questa attrezzatura è fatta con tecnopolimeri ed è dotata di un primo stadio resistente, compatto e leggero. Ha una connessione INT-DIN e il suo controllo è tramite pistone. La Mares ha un'area per il chip RFID. Il secondo stadio è di medie dimensioni, con griglia a rete, tubo di gomma e un grande pulsante di spurgo. Degno di nota è il design brevettato della griglia mesh, grazie al quale si riduce l'impatto dell'acqua. Si tratta di un modello che facilita la respirazione indipendentemente dal livello di profondità, grazie ai suoi sistemi VAD e DFC. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video. Numero 2. Cressy Octopus Compact Pro è progettato specificamente per acque fredde. È stato realizzato con uno speciale neopolimero termoplastico termoconduttivo che trasferisce calore come un metallo mantenendo la flessibilità progettuale, le resistenze chimiche e le proprietà fisico-meccaniche di un termoplastico convenzionale. Grazie a questo materiale e ad una valvola di scarico speciale ha superato brillantemente tutti i test per l'uso in acque fredde. Leggero, preserva dalla fatica mascellare. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Numero 1. Cressy AC2 è un erogatore primo stadio a pistone, lineare, affidabile, resistente e adatto all'uso intensivo. Apprezzato dai centri di immersione e dalle aziende di lavori professionali e alla minima manutenzione, in cambio di un livello di prestazioni sorprendente. Il filtro conico con grande capacità di filtraggio evita l'ingresso di particelle provenienti dalla bombola, caratteristica particolarmente importante per gli erogatori da scuola o noleggio. È molto robusto e pesa solo 145 grammi. Ha un grande pulsante di spurgo che facilita la manovra di svuotamento. Ha una portata elevata senza necessità di un effetto Venturi troppo accentuato. È semplice e costruito con il minimo dei componenti. Il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione.